Nel 2000 ha fatto un calendario, ha scritto un libro, è una persona davvero eccezionale con una grandissima forza di volontà. È con noi Anna Gioria. Anna ha avuto dei problemi al momento della nascita che l'hanno portata ad affrontare un cammino a tratti doloroso, ma anche pieno di cose belle. Anna, raccontaci come è nata l'idea di scrivere un libro e qual è il titolo del libro soprattutto. Buongiorno a tutti, sono contenta di essere a Benetton a parlare del mio libro Una storia che non sta in piedi, dove il nome è scritto in un carattere diverso rispetto alle altre parole, proprio perché è un libro autoironico. Come diceva la conduttrice, io sono nata con un problema al momento del parto, perché il professore, il giorno in cui avrei dovuto nascere, era a una festa con l'amante e ha cercato di posticipare il parto il giorno seguente con una cura farmacologica. Io, che sono probabilmente già una testarda, non ho resistito queste cure e quindi mi sono lo stesso incanalata nel basso ventre di mia madre. Quando è arrivato, ormai il medico, io ero in pericolo di vita perché era stato preventivato un taglio cesareo, perché mia madre era di conformazione molto stretta di bacino. Quindi, per salvarmi la vita, mi hanno prelevato col forcepe e feci in seguito questa brutta nascita 3 giorni di incubatrice. Tutto sembrò essere andato per il meglio. Invece, sui 6 mesi, quando un bambino comincia a reggersi, se tenuto in braccio, io giornalavo. E le prime 2 anni furono pessime. Non mi diedero alcuna possibilità di recupero. Non dovevo né parlare né Anna, camminare. ascoltami, tu nel libro scrivi che eri una marionetta dai fili così ingarbugliati che era impossibile controllarla. Usi queste Sì, parole. perché io quando ho iniziato poi a muovermi sui 6-7 anni, che è stato tutto un processo molto graduale, non riuscivo a tenere nessun tipo di controllo. Certo, però a questo punto che entra in scena la tua mamma, perché lei ti porta all'Istituto Besta di Milano e sì, Certo. questo già da quando eri anche più piccola, e lì dopo lunghe sedute di fisioterapia tu hai ottenuto dei Io grandi, grandi miglioramenti. ho ottenuto dei lenti graduali risultati che sono dovuti a una vita spesa a fare terapie in ogni parte del mondo, avventurandoci anche
discipline non appartenenti a quella che viene chiamata medicina ufficiale, dalla chiroterapia ai massaggi. Tecniche che magari oggigiorno sono molto Sì, ma conosciute, a quel tempo non lo a erano. quel tempo era veramente, pensavano, oddio, vada gli Certo, stregoni. sei stata in Russia, in Io Svizzera, negli Stati Uniti. sono Stati Uniti e mi hanno portato a un livello buono, ed ecco perché io, scusate il cappello molto ampio, ho deciso di scrivere questo libro, è tutto un percorso che spero continui con altre iniziative. Io quando ho avuto l'età della ragione ho pensato che lo scopo, l'obiettivo maggiore della mia vita doveva essere quello di aiutare gli altri, perché penso che chi abbia provato sulla sua pelle riesca di più a capire, a comprendere. E poi man mano che sono diventata adulta, per una serie di coincidenze della vita, ho capito che la mia attenzione doveva essere rivolta alla comunicazione, cioè cercare di far capire alle persone che non c'è una vera differenza tra chi è considerato normale e chi non considerato disabile. Proprio riguardo a questo, tu nel 2000 hai Esatto, deciso di fare un calendario. ho fatto un calendario, come tutti ricorderanno, anche se sei giovanissimo, l'anno 2000 è stato l'anno in cui tutte le star si sono Sì. sfogliate. E io non ero presidente di una grossa ONUS, e una sera tra i collaboratori si girava E per scherzo e qualcuno ha lanciato questa idea. per scherzo il mio vicepresidente mi dice: ma Giorgia, spogliati anche tu. E sono subito, non dico cosa gli ho detto, perché siamo in TV, non si può. Però poi, pensandoci bene, durante la cena era presente anche il nostro esperto di comunicazione. A cui l'idea non è dispiaciuta e quindi. L'idea è proseguita in brevissimo tempo, perché Sì, era già era la novembre, era già fine, novembre, vi dovevate sbrigare, quindi. abbiamo avuto una grossa fortuna che uno dei maggiori Sì, Bob fotografi Krieger, uno dei suoi collaboratori, ha realizzato ha questo calendario. realizzato, è stata un'opera fantastica, un periodo inaspettato, insomma. E da lì ho maturato l'idea di fare qualcosa di più concreto. E mi sono messa a scrivere questo libro
con l'aiuto di un giornalista io lavoro in RCS, non come giornalista purtroppo, e Giorgio Caldonazzo, che è l'attuale caporedattore Della rivista Visto. della rivista. E infatti il libro è uscito il 3 ottobre scorso in Sì, occasione del Fiaba Day. esatto, la seconda fortuna non in grado di importanza, ma cronologicamente io sono venuta a Roma per chiedere un parere al dottor Trieste, Sì, al presidente dell'associazione presidente di Fiaba. FIAB, Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche, e mi ricordo che tornavo da un weekend in Puglia dove ero stata da amici, e lui inaspettatamente, senza leggere, dice: "Guarda, mi riservo di leggere, ma sicuramente lo potremmo pubblicare con E infatti gli Fiaba." introiti del libro saranno devoluti. Sono tutti devoluti a Fiaba. Voglio ricordare anche un'altra cosa, che le due prefazioni del libro sono state fatte una dal ministro per le pari opportunità Mara Carfagna e l'altra dall'onorevole Manuela Di Centa, che è stata anche una campionessa di sci e che Anna ha incontrato durante uno dei suoi impegni, no? Tanti. Tanti, Raccontami, siamo in conclusione, Anna, com'è ho conosciuto Emanuela? conosciuto la cosiddetta Manu, che saluto anche perché siamo in casa Sportiva, sportiva, esatto. quindi cade a fagiolo, e io ho avuto, credo, nella vita di avere tuo due papà, uno che è un Tuo papà papà? biologico e uno è il dottor Mesmer Giampiero, che è il capo internazionale dei chiropratici, medico curante del Milan, E un uomo. che ha seguito anche Emanuela Di Centa. E in uno dei suoi weekend di salute io ho conosciuto una novella e nata questa amicizia veramente enorme, e mi ha veramente fatto piacere che una delle due prefazioni adesso. Anna, siamo stati molto contenti di averti conosciuta. Anch'io. Ci sarebbero ancora tante cose da dire. Nel libro tu racconti tante altre cose belle, tipo il primo bacio, però io dico una cosa a chi ci sta seguendo, di comprarlo andando anche sul sito di Fiaba, www.fiaba.org, e di acquistarlo e di leggere nel libro tutta la storia di Anna, che è una storia veramente eccezionale. Io saluto Anna Gioria e gli ascoltatori di Ability Channel. Ciao Anna. Grazie, ciao.